Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Nella giornata di ieri il Papa ha ricevuto nell'aula Paolo VI in Vaticano circa 200 persone fra poveri e volontari di diverse associazioni provenienti dalla diocesi francese di Lione ed accompagnati dall'arcivescovo della città Philippe Barbarin. Maria, Giuseppe e Gesù fuggivano in Egitto, poveri e tribolati, ha detto il pontefice, ma lì c'era Dio. Il Papa ha ripreso questa parte della vita di Cristo per spiegare come Gesù stesso avesse sperimentato il disprezzo degli uomini. Quando vi capita di provare tutto questo, ha detto il Santo Padre ai poveri, non dimenticate che anche Gesù l'ha provato come voi. Ascoltiamo ora un estratto del discorso di Papa Francesco. Vi chiedo anche di pregare per i colpevoli della vostra povertà perché si convertano. Pregare per tanti ricchi che vestono di porpora e di bisso e fanno festa con i grandi banchetti senza accorgersene che alla sua porta ci sono tanti lazzari bramosi di sfamarsi di lavanzi della sua messa. Pregate anche per i sacerdoti, per i leviti, che vedendo quell'uomo percosso e mezzo morto passano oltre, guardando dall'altra parte, perché non hanno compassione. A tutte queste persone, e anche sicuramente ad altre che sono legate male con la vostra povertà e con tanti dolori, sorridetegli dal cuore, desideretegli il bene e chiedete a Gesù che si convertano. In occasione dell'intenzione di preghiera per il mese di luglio, Papa Francesco ha pubblicato ieri un video nel quale ha chiesto a tutti di unirsi nel rispetto dei popoli indigeni. Il pontefice si è fatto portavoce di alcuni punti, tra i quali il rispetto per lo stile di vita, i diritti e le tradizioni di queste popolazioni. Vediamo il video. Ajerurese Magma tabal pukwerarerape Toñemomona hatoñemomba eguasu Opababe arandukua ñande pukwemba e Pellezarekota xereje Quiero hacerme eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Y quiero que unas tu voz a la mía. Para que de todo corazón pidamos que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia. Il Santo Padre ha nominato il Cardinale Angelo Bagnasco come suo inviato speciale al Congresso Eucaristico Nazionale Italiano che si terrà a Genova dal 15 al 18 settembre. All'evento, scrive il Papa in una lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, parteciperanno molti cardinali, vescovi, sacerdoti, religiosi e laici per celebrare la fonte viva della Chiesa e il pegno della gloria futura. Il Papa ha esortato per questa occasione ad onorare sempre più la Santissima Eucaristia, sacramento di pietà, vincolo di carità e convito pasquale e a nutrirsene per essere fraternamente uniti e per cooperare all'edificazione della Chiesa e del bene del mondo comune. Prima di salutarvi vi anticipo che venerdì 22 luglio ci sarà una puntata speciale di Prospettive settimanale con Padre Rosiga in studio. Parleremo di Amoris Laetitia, l'esortazione post-sinodale di Papa Francesco, venerdì 22 alle 4.30 su Sale Luce TV. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a giovedì.